Allora, tiriamo le somme. Non avevo mai fatto il video recap dell'anno, o quantomeno espresso pareri sull'anno appena passato. Era una tipologia di video che mi mancava ancora. Però sta di fatto che questo che si sta andando a concludere oggi, visto che è il 31 di dicembre, è fondamentalmente un anno di merda, ma non necessariamente di merda, nel senso stretto del termine. Questo non è che sono impazzito, ma fondamentalmente questo video vuole essere un video che va sull'onda delle good vibes, perché fondamentalmente le vite di tutti sono cambiate durante questo 2020, più che altro perché l'anno era iniziato in un modo normale, un po' per tutti, anche per me, e poi c'è stato il blackout sociale. E io, insieme a tutto quello che è successo, sono diventato una mattonella. Perché, come avrete potuto notare se siete iscritti al canale da un po' di tempo, quest'anno che si sta chiudendo qui è stato un anno di contrazione per me. Sono stato poco presente. Questo non è un video in cui campo scuse, questo è un video in cui io parlo con voi di quello che è stato il mio 2020, di quello che ha rappresentato il 2020 in generale per me. In 12 mesi ho realizzato, li ho contati, 57 video. Cioè, una follia, 4 video al mese praticamente, roba che fino all'anno prima era 4 video a settimana, più o meno. Sì, è vero che il mio discorso è sempre stato qualità over quantity, sempre, però il fatto è che non voglio che sia una scusa questa cosa qui, ragazzi, perché comunque sì, la qualità è meglio della quantità, però effettivamente mi rendo conto che la quantità è stata veramente bassa per starla solo a giustificare con la qualità. Sono successe cose durante questo 2020, ho conosciuto gente nuova, ho chiuso rapporti e ho avuto veramente molto tempo per me stesso. Questo forse è il lato sia negativo sia positivo, nel senso che a volte quando rimani solo con te stesso impari a conoscere aspetti di te che pensavi di non avere. Quindi è bello scoprire nuovi lati di sé, però ti mette anche un po' di pressione addosso, perché ti rendi conto che magari certe cose della tua vita che là per là ti erano andate bene, poi in fin dei conti dici: magari mi sta un po' stretta questa situazione qui, che può essere qualunque cosa. Ora io parlo per me, ma magari questo discorso qualcuno di voi che sta vedendo questo video già se l'è fatto da solo, visto che comunque effettivamente ognuno di noi, vuoi o non vuoi, in questi ultimi mesi, estate a parte che ce l'hanno fatta passare un po' così trullallero, si è quasi stati costretti a passare del tempo con se stessi. Rimanendo soli con se stessi, anche a me è sorvolata l'idea comunque di voler smettere con quello che sto facendo adesso, voler smettere con questa vita, cambiare completamente registro. Anche perché ormai sono 6 anni che faccio questo e mi era venuto il tarlo di dire: magari anche questa situazione qui va cambiata. Ma in realtà no, perché io mi diverto ancora, a me piace ancora fare quello che faccio. Quindi la mia mancanza di contenuti, la mia mancanza di presenza non è giustificata dal fatto che non mi va più. A me va, perché lo sapete, non l'ho mai fatto per i soldi, non l'ho mai fatto per la fama, non l'ho mai fatto per niente, l'ho fatto sempre dall'inizio perché mi divertivo. E se l'avessi fatto per uno dei motivi principali che vi ho elencato prima, avrei buttato video così, a caso, ma non è nelle mie corde. Semplicemente mi sono reso conto che non volevo più fare YouTube nel modo in cui l'ho fatto fino a mesi fa. Questo non è il classico video del: oh mio Dio Sodin, stai cambiando, mio Dio Sodin, vuoi cambiare? No, 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 non è questo il senso, cioè rimango sempre io, rimango sempre lo stesso, non cambia nulla in termini di ciccia. Semplicemente voglio iniziare a battere altre piste. Infatti ho creato un secondo canale qui su YouTube, che vi lascio sotto in descrizione, si chiama Nidos, che è il contrario di Sodin. Nidos già lo conoscete, è il donatore folle di Twitch. E su quel canale, ragazzi, ho intenzione di spostare, diciamo, la maggior parte del gaming che faccio adesso. Perché FIFA, ragazzi, mi sto rendendo conto che non lo voglio più fare su questo canale qui. Mi sto rendendo conto che voglio altro dal canale principale, quindi il secondo canale mi serve per comunque non far mancare la parte FIFA, che comunque è sempre una parte che a me è tanto tanto stretta e che è comunque direttamente collegata a chi mi segue dall'inizio. Ma il secondo canale, ragazzi, mi serve anche per via del fatto che voglio ricominciare a streamare costantemente, come non faccio da mesi ormai, perché avevamo iniziato a streamare un po' più costantemente poco prima della fine del lockdown e poi ho fermato tutto perché è arrivata l'estate e adesso voglio ricominciare, perché appunto avevamo iniziato un percorso ad aprile-maggio e dobbiamo continuarlo, quindi, perché non voglio lasciare le cose a metà. Vi lascio anche il link per Twitch, ragazzi, ho intenzione appunto di ricominciare col botto, quindi per incentivarvi anche a seguirmi ho intenzione di regalare qualche centinaio di sub a chi fa parte dei miei follower, quindi sono compresi anche quelli che già mi seguivano prima, ovviamente anche quelli nuovi che inizieranno a seguirmi. Ovviamente nelle live, ragazzi, porterò qualunque cosa, perché appunto siamo in live, quindi ovviamente
qualsiasi tipo di gioco che si può fare, sia con i sub che con altra gente che farò partecipare. Quindi questi sono i miei buoni propositi per il 2021. Ecco, facciamo anche dei buoni propositi, non parliamo solo di quello che è stato il vecchio anno. Ecco, appunto, riguardo al vecchio anno, uno ha bisogno comunque di stimoli, che possono essere pesanti, leggeri, positivi, negativi, però uno ha comunque bisogno di stimoli esterni per capire qual è la propria strada e capire se c'è qualcosa da cambiare nella vita che si sta conducendo. Anche se il discorso del cambiamento comunque è difficile, perché il cambiamento è veramente la cosa più difficile alla quale qualcuno può rapportarsi, ma il cambiamento è inevitabile, ragazzi, e il fatto che non ci piaccia il cambiamento è proprio perché ci sentiamo al sicuro nel contesto in cui siamo. Ci abituiamo al lavoro, agli amici, a dove si vive, e anche se non è perfetto lo accettiamo perché è familiare. Quindi ecco perché il cambiamento, pure se è difficile lì per lì, va affrontato, qualunque esso sia, dalla cosa più grossa alla cosa più piccola. Se senti che qualcosa non va, è il momento di cambiare strada, o quantomeno, se la strada è stata sempre dritta, cercare di darsi un po' più di opzioni per capire se poi bisogna prendere un'altra piega. Questo è l'unico modo, appunto, stando da solo, sotto un punto di vista ambientale, mi ha fatto crescere come individuo. Visto che comunque non c'è tanto spazio per la socialità adesso, ragazzi. COVID! E proprio perché in questo momento molti come me stanno facendo, diciamo, training mentale a stare con se stessi, si cerca di capire, ma anche involontariamente si scoprono cose del proprio io che non si conoscevano. Quindi non bisogna dimenticare quest'anno, il 2020 non va dimenticato, il 2020 non va cancellato. Questo anno va ricordato come l'anno che ci ha fatto aprire gli occhi, fondamentalmente. Perché vuoi non vuoi, non è stato un anno facile per nessuno, qualsiasi esperienza di vita si possa aver fatto durante questo 2020. Ora non dico che dal 1 gennaio si resetta tutto e anno nuovo, vita nuova, sì, è un detto, però deve essere più che altro una motivazione. Uno si deve dare un obiettivo. All'inizio dell'anno uno si fa tutti i propositi per l'anno nuovo, se ne fa 10, già se ne riesce a rispettare 5, o tanto di cappello, va bene. Anche uno, va bene. Non fa niente, l'importante è porsi degli obiettivi. Quando si dice mirare in alto per colpire un po' più giù, quello è, ragazzi. Voi non vuoi, però bisogna rimboccarsi le maniche, perché niente arriva senza dare niente. Quindi, questi sono i miei propositi per l'anno nuovo, questi sono, diciamo, le mie conclusioni finali sulla fine del 2020 e il 2021, ragazzi. Qualsiasi cosa porti, estremamente positiva, estremamente negativa, a normale, bisogna cercare di vivere la vita giorno per giorno con degli obiettivi e facendo quello che si vuole fare, senza costringersi e stringersi in un ruolo. Quindi, detto questo, buon fine 2020 e buon inizio 2021.